Siamo qui con Francesco Marti, responsabile del gruppo Passione Animale e organizzatore del corso Mondo Gatto. Dopo Mondo Cane arriva Mondo Gatto. Da dove nasce questa iniziativa? L'iniziativa rientra in una delle tante programmate dal gruppo Passione Animali di Solidarietà e Partecipazione. Si tratta di un'iniziativa di sensibilizzazione rivolta a tutti gli amanti degli animali, ma soprattutto rientra in quel filone di iniziative volte a informare la cittadinanza e quindi a far crescere la cittadinanza per la finalità del rispetto degli animali e la corretta convivenza con gli stessi. Quest'anno appunto nuove iniziativa in programmazione, prima edizione Corso Mondo Gatto. Negli incontri che facciamo di frequente, sia nei banchetti informativi con le persone oppure attraverso il nostro infopoint, molti ci hanno richiesto questa iniziativa, un'iniziativa che parlasse dei gatti in modo specifico. Gli altri corsi sono il corso di primo soccorso per animali feriti, il corso Mondo Cane, che rientrano sempre in quella linea di informazione che il gruppo vuole dare alla cittadinanza. Quindi interventi di sensibilizzazione da una parte, interventi di intermediazione istituzionale dall'altra. Cioè incontriamo gli enti preposti per esempio alla soluzione del problema dell'andagismo, cioè i comuni e le aziende sanitarie, e facciamo le nostre proposte. Quindi ogni anno proponiamo queste iniziative che poi servono a far crescere il tessuto sociale della nostra popolazione. Oltre a Mondo Cane e Mondo Gatto, quali altre iniziative il gruppo propone alla città del Pollino? Sì, ogni anno proponiamo una serie di iniziative, la nostra caratteristica è la costanza. Per esempio il corso Mondo Cane sono quasi 8 anni che lo proponiamo, poi il primo soccorso è il secondo anno, ci sarà la seconda edizione. Diamoci la Zampa, che sono dei banchetti informativi volti ad incentivare nei territori del comune, del territorio del Pollino, l'iscrizione dei cani all'anagrafe canina, i banchetti Adottami, iniziative di sensibilizzazione che sono i banchetti contro l'abbandono degli animali, la vetrina degli animali, che è un bollettino informativo che circa ogni 6 mesi noi mettiamo in circolazione proprio per informare la popolazione. All'interno sono presenti anche le foto dei cani presenti presso la struttura comunale, il canile comunale di Castrovilla, l'attività di volontariato all'interno del canile stesso con un'iniziativa che ormai 7 anni intitolata Apriamo il canile. Insomma, veramente tante iniziative di volontariato rivolte sempre a far crescere la popolazione nell'ottica del rispetto degli animali. Prossimo obiettivo, obiettivo più grande? Prossimo obiettivo è il regolamento comunale, stiamo lavorando nel forum che è stato attivato nel nostro comune, nel comune di Castrovilla, insieme ad altre associazioni, siamo ormai alle battute finali, quindi sicuramente l'approvazione del regolamento comunale consentirà un miglioramento, quindi una riduzione del randagismo canino, e quindi consentirà di affrontare questa problematica in modo migliore. Allora, il dottor Antonio Varcasia, relatore del corso Mondo Gatto, quanto è importante conoscere gli animali felini? È importante conoscerne le caratteristiche etologiche e di carattere sanitario. Questo proprio per poterli gestire in maniera consona e secondo la loro natura di animali. Spesso attribuendo loro delle caratteristiche simili umane, si finisce per violentarli nella loro natura e quindi si finisce per determinare patologie soprattutto di carattere ansioso legate proprio ad un eccesso di cure o di attenzioni che disturbano un po' la natura animale dell'animale. Nello specifico per quanto riguarda i gatti, diciamo, il corso tende a puntualizzare la differenza che c'è tra i gatti e i cani da un punto di vista prettamente etologico. Questo proprio per prevenire errori di gestione che poi determinano problemi non solo per l'animale ma anche per la famiglia che ospita l'animale, problemi, diciamo, difficoltà di gestione, quant'altro.